Quanto accaduto è sintomatico dell'assoluta necessità di organizzare al meglio l'intera macchina logistica. A scriverlo, in una nota, i consiglieri comunali di Salerno del gruppo Oltre, Antonio D'Alessio, Leonardo Gallo, Corrado Naddeo, Nico Mazzeo, Donato Pessolano e Giuseppe Ventura. I sei consiglieri, in una nota stampa, hanno rilanciato il tema del hub unico permanente, cioè di una struttura, si legge, che si possa occupare esclusivamente di questo intervento, non soltanto nell'immediatezza, ma anche pensando al prossimo futuro, in considerazione del fatto che per i prossimi 3-5 anni la campagna vaccinale sarà una realtà che interesserà costantemente tutta la popolazione, il tutto anche per liberare gli spazi oggi adibiti come il centro sociale, il cinema Augusteo, i poliambulatori e gli spazi ospedalieri e farli tornare alle loro normali attività. Il tema centrale è quello di un hub unico di cui già si è discusso in passato. Così il gruppo Oltre rivolge una richiesta al sindaco del capoluogo Enzo Napoli. Un polo vaccinale permanente presso Soccorso Amico, chiedono i sei consiglieri. Questa importante struttura, con i debiti accorgimenti, risulta ideale, unica ed irrinunciabile per quanto adeguatamente già oggi risponde ad ogni necessità specifica, vicinanza alla rete autostradale, dal dispensario farmaceutico comunale, comodo accesso con auto ed enormi spazi aperti di sosta, migliaia di metri quadri di superfici coperte ed ancora centrale operativa con capacità organizzative e gestionali validate da decenni di esperienza con il supporto di personale altamente formato e professionale nel campo sanitario, scrivono i sei consiglieri. Parliamo di una struttura in grado di gestire flussi di dati come di persone fisiche di notevole entità, di ospitare stabilmente H24 il personale sanitario necessario, specie durante i turni notturni, di utilizzare spazi enormi, sicuri sotto il profilo sanitario e logistico. La puntualizzazione dei sei consiglieri del gruppo Oltre.